Allora, Mario Pisano con Monteforte, lo avevo detto, la zona Cesarini oggi ha sorriso al Cele Varazze dalla traversa di Saviozzi all'89esimo alla rete subita da Valeri. Insomma, in mezzo c'è stata una partita in cui la Cacrese, specie nella fase centrale, ha fatto anche bene dopo una prima mezz'ora in cui forse il Cele ha avuto maggior predominio. È un momento in cui anche negli episodi non gira nel modo giusto. Sì, però non dobbiamo darci alibi, dobbiamo continuare a lavorare. Non c'è, io in questi momenti qua mi è già capitato di viverne, non c'è altra soluzione. Bisogna lavorare, tenere giù la testa e lavorare, 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 non darsi alibi. È vero che dispiace perché comunque 2 minuti prima puoi vincere, 2 minuti dopo la perdi, però ripeto, non deve essere un alibi. So che gira le palle, che la rabbia è tanta, che la delusione, la frustrazione anche, però poi dobbiamo ricaricare le pile perché c'è una prossima partita e quindi dobbiamo pensare esclusivamente a quella, perché questo ormai purtroppo è il passato. È normale che ci serve per saper valutarci e vedere cosa si può fare in futuro. Oggi ho visto un'ottima Carcarese, diversa, nel senso che anche a Ventimiglia e anche in casa col finale non abbiamo fatto una brutta partita, ma oggi i nostri avversari erano di altissimo livello, ci hanno imposto un ritmo più alto e una cattiveria maggiore. Sui 30 minuti iniziali non sono d'accordo più sui 20 minuti iniziali dove loro hanno fatto molto bene, noi eravamo un pochettino impauriti, poi dopo abbiamo trovato l'assetto giusto, siamo stati bravi e abbiamo ribattuto colpo su colpo e così è stato anche tutto il secondo tempo, c'era tantissimo spazio, soprattutto anche l'ultimo quarto d'ora, lo spazio per andare in profondità, infatti con Brovida che è subentrato a Brignone pensavamo di andarci a prendere quello spazio lì. Che dire, Paolo, secondo me hai fatto un'ottima partita, beh, commentare una sconfitta nata in questa maniera qua fa male, perché fa male, dobbiamo lavorare e non possiamo fare altro. Soprattutto in fase di non possesso, insomma, nel secondo tempo siete stati bravi perché Sì. Cele Varazze ha avuto gestione della palla, ma di fatto non è mai riuscita ad arrivare al Sì. tiro con pericolosità. Assolutamente, eravamo ordinati, ben messi, ho proposto qualcosa di nuovo alla squadra, sono stati bravissimi, l'hanno capita, ha fatto una gran partita della Rossa che era con me la prima volta che giocava al primo minuto, Bombelloni idem e questo atteggiamento qua ci ha messo nella condizione di guadagnarci dello spazio da poter poi andare ad attaccare dove siamo pericolosi con i nostri attaccanti, i giocatori di fase offensiva. Commenti una sconfitta che è veramente difficile commentare, dai, andiamo chiaro, poi ci sarebbe piaciuto addirittura anche vincere, ma se la partita finisce 1-1 nessuno ha niente da dire, siamo tutti a fare domande su due squadre che si sono praticamente annullate, anche perché non mi ricordo tiro in porta dove Longato si sia superato, loro sono stati molto bravi su palla inattiva, perché comunque hanno chi calcia bene, hanno chi va ad attaccare bene la palla, però alla fine è stata una partita che potevamo vincere noi, potevamo vincere loro, l'hanno vinta loro, quindi dobbiamo farci delle domande e lavorare duro.